sono Riccardo Brusini e come vedete dalle mie spalle mi occupo un po' di pittura e decorazione. Sono un malato di surf anch'io, venendo dallo skateboard, quindi avevo già un background diciamo di tavola sotto i piedi. L'attività si divide fra la decorazione di tipo custom su moto Harley in particolare e la pittura su tela, che ha a sua volta una divisione diciamo un po' più figurativa per certi lavori, più una ricerca personale del contatto con la natura e cioè al fatto che siamo sulla terra e la terra ruota, e questo influenza questo tipo di pittura con un semplice pendolo che è un po' l'effetto del pendolo di Foucault. Originally from New York, been living in California for 10 years, shooting photography my whole life. This gallery is a project that came about with Oliver, because one day we were hanging out and I had a friend call me who said, I would like to play a show. And I said, absolutely, but I have no place. And Oliver said, hey, I have a place. So we cleaned the place up, hung gallery lights, painted the walls, and 6 days later had the first show with about 350 people show up. And ever since then, it seemed like everything was just right and may as well keep it going. And 4 months later, 4 shows later, and here we are with Ricky Brotini, and it's been an amazing night last night of truly inspired art, and can't wait to continue to see how this project evolves over the next 6 months, years, hopefully years, you know. A brand new revolution. Nel giro di poche settimane è stata organizzata questa mostra a Santa Barbara, alla Surf Beat Gallery, ci sono sempre anche imprevisti che sono il lancio del barattolo, la densità della vernice, quindi sono cose che magari disegnano tele diversamente, quindi anche per me è molto piacevole vedere questa cosa qui, è uno spettacolo anche per me che lo faccio. Gli americani, in special modo i californiani, con questo tipo d'arte che si unisce con la performance, il risultato visivo un po' spettacolarizzato dall'azione, quindi può essere forse percepito in maniera ancora più profonda qui, dove c'è una sensibilità molto spesso, più che in Italia, più diffusa magari verso quello che è la terra, la percezione dell'ambiente. Qui sono molto fissati con tutto quello che è organic. L'altra sezione, per così dire, dei miei lavori riguardano comunque pittura di tipo convenzionale, classico, acrilico, olio su tela, e sono prevalentemente focalizzati su queste figure in cui spesso io cerco di raccontare l'importanza, comunque cerco di raccontare il sentire del surf attraverso un modo spirituale. Non mi interessa tanto l'azione atletica della surfata, ma più quanto ognuno di noi porta dentro nei momenti in cui non è sulla tavola e non è
nella fase attiva del surf, ma il prima e il dopo, la preparazione. Con queste pitture io cerco di trasferire in una singola immagine quello che io sento. Secondo me è importante la percezione di quello che ti sta intorno, cioè la percezione della natura, del mare, dell'onda, è una presa di coscienza con se stessi, più che non dire sono longboard e shortboard. Shine on the beautiful one.